Signori, bentornati, secondo episodio di Palermo Project. Regà, finalmente oggi cominceremo con le partite, anzi con la partita ufficiale, perché regà, ci andiamo a fare solamente quella che è la Coppa Italia, che ancora non sappiamo chi ci capiterà, e voglio lasciare l'inizio del campionato per la prossima puntata, semplicemente perché regà, voglio fare un po' di cose, ci sono un po' di cose da aggiustare, dallo staff al mercato. Mi avete consigliato 3 giocatori, due ottimi, uno ci avrei qualcosa da ridire, però raga, io sapete, mi affido sempre a voi sui consigli di mercato, quindi voi mi avete consigliato questi 3 giocatori, io nemmeno li visiono, li prendo e basta, perché me l'avete consigliati voi, quindi va bene così, mi fido di voi, e quindi se so pippe, raga, responsabilità la vostra, scherzo ovviamente. E volevo fare ste cosette, quindi poi, siccome non voglio fare una puntata lunghissima, ci faremo la prima partita di Coppa Italia. Fra poco vedremo chi ci capita. Simulerò le 3 amichevoli, perché regà, ovviamente fa un'amichevole col San Donato Tavernelle, vince 30-0, non mi sembrava il caso di giocarla, quindi le andrò a simulare tutte e 3 le amichevoli. Dopodiché ci facciamo l'intera partita di Coppa Italia, ce la vediamo, ce la giochiamo, e poi la prossima volta cominceremo il campionato di Serie B. C'ho davanti adesso, guardavo Pisa e Benevento, subito partite toste. Andiamo subito a fare quello che vi ho detto. Allora raga, io le offerte dello staff non mandava di fare cose troppo lunghe, farvi vedere chi serviva, chi non serviva. Ovviamente ho preso 2 preparatori atletici, perché eravamo proprio a zero con i preparatori atletici, eravamo proprio scarsissimi, e poi ho preso 1 per la difesa tecnica e 1 per l'attacco tecnico, perché avevamo proprio carenze. Non ho lasciato 1 di slot libero dello staff, ne avevamo la possibilità di metterne 9, con questi che prendo arriviamo a 8, ne lascio 1 perché poi voglio vedere se ci manca ancora qualcosa o dove abbiamo carenze, vado a prendere qualcos'altro che ci manca. Queste sono le offerte che ho fatto l'offerta a Platt, Bari, a Crippia e Bonilla, ovviamente dobbiamo solo aspettare che accettino. Per quello che riguarda i trasferimenti, mi avete suggerito Zaza, che a mio parere è un ottimo attaccante, soprattutto per la Serie B, soprattutto per il Palermo. Ma avete detto che potrebbe far coppia con Brunori. Io lo vedrei come punta completa, però vediamo, insomma, intanto lo prendo, se riusciamo ovviamente lo prendo, e poi vediamo dove poterlo metterlo, se farlo giocare in coppia con Brunori, oppure al posto di Brunori con Di Mariano, Brunori magari come centravanti e Zaza come punta completa, vediamo un attimo. Proviamo ad andare a fare l'offerta. Lui vorrebbe giocatore importante, miglioramento del settore tecnico, sì, che tanto lo stiamo migliorando, quindi va bene così. Negozia, regà, cioè, 2 milioni e 9 io a Zaza, no, non ce l'abbiamo nemmeno proprio da taglieli. Proviamo a fare 1 milione, madonna regà, esagerato, per un giocatore in Serie B 1 milione già mi sembra veramente eccessivo, ma secondo me adesso che lui vede 1 milione, secondo me Zaza ci dice proprio ciao. Gli posso aumentare del 50% se siamo promossi, andrebbe a prendere 1,5 milioni in Serie A, e un bonus alla firma di 600.000 euro. Regà, secondo me è già esagerato, io provo a prenderlo comunque perché me l'avete chiesto voi, ma secondo me, io fosse stato per me, io non l'avrei mai preso a sto prezzo. Ho i miei dubbi che accetti, e infatti Zaza non scende sotto il 1,9 milioni, questo diventa un bel problema. Io continuo a puntare sul milione, magari aumento a 700 il bonus alla firma, è un po' quello della commissione della gente, e Zaza ovviamente ci sta dicendo proprio, o meglio il procuratore, che non è cosa, e regà, io posso arrivare fino a 1,2 milioni, più di quello non ci posso proprio andare. Infatti Zaza ci ha detto proprio sì, ciao, quindi il primo l'abbiamo escluso. Regà, obiettivamente 2 milioni l'anno per Zaza, che per carità è stato nazionale, ha giocato col Torino, ha fatto la Serie A, ha fatto la Champions, probabilmente, se non ricordo male, con la Juve. Per il Palermo in Serie B sarebbe stato tanta roba, però onestamente 31 anni, 2 milioni a Zaza in Serie B, ma io non glieli darei nemmeno se, cioè, se fosse l'ultimo giocatore che potremmo prendere, regà. Consigliatemene un altro, magari che magari voglia di meno di stipendio, perché 2 milioni
A parte perché non ce l'avremmo nemmeno, perché poi, come dicevo l'altra volta, il budget degli ingaggi è quello che è, i trasferimenti possiamo detrarre poco e niente, quindi diventerebbe un problema. Magari andiamo con l'altro. Allora, l'altro che mi avete detto di provare a prendere, che potrebbe dare qualità al centrocampo, regà, io me lo ricordo, poi per carità, qui stiamo sul gioco, io me lo ricordo al Milan, tutta sta qualità non ce l'aveva mai, non ce l'ha mai avuta José Mauri, però se voi pensate che abbia qualità io lo prendo, ma sappiate che non ci sono statistiche, quindi vado un po' alla cieca. Lo vuole anche il Dallas, proviamo addirittura a soffiarglielo. Lui vorrebbe essere titolare fisso, ruolo no, assolutamente no, lo decido io dove giochi, vorrebbe essere nominato pure vice capitano, ma chi è? Xavi Iniesta questo? No, no, ce l'abbiamo già, miglioramento del settore tecnico te lo posso anche lasciare, gli lascerei titolare fisso, tanto poi dopo decido io quando gioca, quando e come gioca. Minchia, regà, lui vorrebbe 620.000 euro al mese, all'anno, e cifra minima per recessione 1,5 milioni. Io gliela lascerei pure. Aumento dell'ingaggio probabilmente glieli leverei, percentuale no, questa no, ma pure aumento dell'ingaggio, poi magari saliamo 650, madonna regà, mi è stata a far fare una follia, 650.000 euro l'anno a José Mauri svincolato. Io vi auguro che sia forte, perché non ho idea, non l'ho mai preso, dico la sincera verità, non l'ho mai preso, perché io credevo che avesse pure smesso, perché regà, onestamente io pensavo che uno come José Mauri avesse lasciato perdere col calcio giocato e si fosse dato a qualche altro sport che forse era un po' più per lui. Però se voi dite che è bravo, io lo prendo. José Mauri, e l'altro era Vignali dal Como, Luca Vignali. Allora, sotto contratto con il Como, vale tra i 100.000 e il milione, chiediamo disponibilità all'agente, l'agente non è che ci aiuta molto. Ah, tra l'altro dice che Luca Vignali al momento non entra interessata a un possibile trasferimento al Palermo, dato che si è appena unito al nuovo club, quindi non verrà mai tutta la vita, regà, ma proprio mai tutta la vita. E quindi niente, regà, di fatto il mercato si è già chiuso così, perché dei tre giocatori che mi avete consigliato, ovviamente probabilmente i più forti non sono riusciti a prenderli, però Vignali è improponibile, perché essendosi appena trasferito al Como non verrà mai tutta la vita, e sapete come funziona qua sul football manager, e Zaza voleva una cifra spropositata sul contratto, quindi non è proprio il caso, anche perché ci ha rifiutato allegramente. Quindi l'unico che forse perché va a finire che ce lo frega pure il Dallas, che forse riusciamo a prendere è José Mauri, che io mi auguro con tutto il cuore che sia veramente forte come dite voi. Per la prossima magari consigliatemi di nuovo un esterno destro sicuramente, regà, e poi un altro attaccante a sto punto, perché Zaza magari, regà, regoliamoci con gli ingaggi, cioè tenete sempre conto di quello che è il budget per gli ingaggi nostro e i trasferimenti, che ci abbiamo ben poco, quindi non è che possiamo fare tantissimo sul mercato. Per adesso andiamo così, vediamo quello che, se riusciamo a prendere José Mauri, lo staff intanto. Allora vi faccio vedere pure come di solito metto il codice etico, abbastanza pesante di solito lo metto, perché assenti in allenamento la prima volta una settimana, poi due settimane di multa e poi declassa il giocatore, e poi vado subito sul pesante con due settimane e declassa il giocatore. Per le squalifiche ci vado praticamente con la mano pesante, regà, perché onde evitare insomma che esagerino i giocatori, anche se poi alla fine, raga, fa poco e niente, io pure qua metto sempre due settimane per rosso diretto, ma tanto poi alla fine lo sapete come funziona qua sopra. Allora, il Midtjylland, madonna, io sta squadra non riesco mai a chiamarla, raga, Midtjylland, è in cerca di Mauri. Tu va a finire che ci fregano pure questo, raga, non riusciamo a prendere manco Mauri. Allora, abbiamo delle offerte per Accardi, che questa potrebbe essere una buona cosa, visto che Accardi non giocherà mai tutta la vita con me, questo è poco ma sicuro. Io direi che vale 35, ce ne offrono 30 subito e 6.500 dopo 50 partite, ma io glielo incarto proprio, ma tutta la vita all'Ancona. Questi pure ce ne offrono 21, poi con i vari bonus arrivano a 39, ma sì, ma prendetelo tranquillamente. Allora, Doda è cercato in prestito dalla Juve Stabia. Regà, io aspetterei un attimo a dare Doda in prestito, perché di fatto abbiamo solo Doda al momento di riserva. Se diamo via Doda, tutt'è che riusciamo a prendere un terzino destro. Allora, altra offerta per Accardi dalla
Alessandria direttamente 38 e mezzo, io glielo incarto anche a loro. Selezioniamo la rosa per il ritiro precampionato. Allora, IPA l'abbiamo preso, è già almeno un collaboratore tecnico, ce l'abbiamo. Allora, ci chiedono Peretti, che tanto noi non l'avremmo fatto giocare. Vale tra i, però vale tra i 7 e 40, tra i 7 e 45. Io a 6 e mezzo no, raga, ma mai, non glielo do mai tutta la vita. Allora, abbiamo preso Bonilla e Platt e arriva anche David Bariak come preparatore atletico. Allora, occhi e croce più o meno abbiamo sistemato. Credo che la grossa carenza sia più che altro sull'attacco tattica, e questo potrebbe essere fondamentale. Infatti sicuramente ne andrò a cercare uno. Abbiamo fatto l'offerta a Brian e McDermott, sperando che accetti. Così abbiamo di fatto, regà, abbiamo completato lo staff anche abbastanza discretamente. Arriva anche McDermott e quindi di fatto abbiamo sistemato più o meno tutto quanto lo staff, e quindi anche attacco tattico adesso siamo messi abbastanza bene. Certo, io forse pure possesso, però non possiamo più fare molto, se no dovremmo licenziare Petrucci, che ci occupa uno slot e tanto non ci serve a niente. Però io non lo so, perché poi se no a forma fisica, se gli vado a levare un preparatore, dopo diventa medio e si appesantisce l'allenamento. Io per adesso li lascerei così, raga, bene o male, per essere una Serie B e per star al Palermo direi che abbiamo sistemato pure abbastanza bene. Ci sono i sorteggi di Coppa Italia, vediamo che cosa ci capita dal sorteggio di Coppa Italia. Ci è capitato il Catanzaro, raga, direi che siamo andati piuttosto bene. Dopodiché, se passiamo, dovremmo affrontare l'Atalanta. Questa è una cosa bruttissima, perché l'Atalanta è veramente uno squadrone vicino a noi, però ci proviamo. E nel caso dovessimo passare, poi potremmo incontrare Monza, Milan e Parma. Beh, io ai quarti di finale non ci penso nemmeno, raga, tantomeno alla semifinale. Però già, come ho detto l'altra volta, cerchiamo di passare il turno col Catanzaro, che già quello è fondamentale, perlomeno per, diciamo, arrivare a raggiungimento almeno dell'obiettivo minimo che ci ha imposto la dirigenza. Anche perché, tra l'altro, regà, pensavo, non voglio andare troppo avanti con le partite, perché non voglio andare avanti con l'estate per non far finire il mercato, perché qualcosa di mercato ora a occhio e croce dobbiamo fare. Tra l'altro vedo ora nella schermata che Mauri l'abbiamo di fatto preso. Dobbiamo cercare di risolvere il problema del terzino destro e di un attaccante almeno, quindi così vedo il tempo anche di consigliarmi qualcun altro e magari la prossima volta facciamo qualche offerta prima che scada il mercato. E Jose Mauri l'abbiamo preso, regà, io non so come sia, adesso ce l'andiamo a vedere. Io mi auguro che sia, però dice giocatore importante che può ancora migliorare vicino al pieno potenziale, felice di prendere un giocatore del suo calibro, sperano che fornisca, vabbè, eccetera eccetera. Aggiungiamo intanto alla rosa di ritiro, apriamo Jose Mauri, vediamo. Io in realtà pensavo peggio, ve lo dico sinceramente, pensavo peggio. Oddio, per la nostra tattica o lo metto a fare il centrocampista centrale, che non è male, forse un po' a concentrazione proprio non è il massimo. Come regista retrato non ce lo vedo, perché a posizione 10 non lo vedo assolutamente, però magari come centrocampista centrale secondo me ci potrebbe stare. Il problema è che ci abbiamo sia Segre e pure Damiani, quindi dovremmo trovargli un posto. Scrivetemelo voi, secondo voi chi devo togliere tra Segre e Damiani. Regà, io Saric e Stulak ovviamente difficilmente li tolgo. Anche se, oddio, Saric però lo vedo un po' più completo. Forse lo vedo un po' più completo. A occhio e croce lo vedo un po' più completo. Consigliatemi voi chi secondo voi devo togliere tra i centrocampisti per fare spazio a Jose Mauri, visto che mo me l'avete fatto prendere, raga, mo ve prendete pure la responsabilità di scegliere chi devo togliere per fare spazio a Jose Mauri. Allora, Cardi è pronto a firmare per l'Ancona, a noi ci rientrano 36.000 euro, poco e niente. Ci andiamo a guadagnare 59.000 sul fondo ingaggi, però del quale siamo già abbastanza fuori per aver preso Mauri, e quindi già dovremmo sicuramente andare a sistemare un po' il budget, perché siamo fuori con l'accuso. Allora, ovviamente si è fatto male 6-8 giorni Marconi, mi sembrava strano, io ancora non avevo visto infortuni, raga, andando avanti mi sembrava veramente strano. E questo è il primo infortunio, una contrattura all'inguine, 6-8 giorni, teoricamente forse ce la fa rientrare per il Catanzaro. Allora, vi faccio intanto vedere che abbiamo fatto le tre amichevoli, abbiamo vinto contro lo Stade Tunis
Tunisin, abbia squadra tunisina 4-0, San Donato Tavernelle 4-0. Siamo andati così e così col Messina, è finita 2-1. Non è stata, certo, abbiamo ovviamente dominato, però i due attaccanti non mi sono piaciuti tanto. Quindi, che cosa voglio andare a fare? Siccome abbiamo il catanzaro il 30, quindi fra 5 giorni, voglio andare a mettere mano un attimo a quello, come vi dicevo l'altra volta, a quello che è l'allenamento. Il buon allenatore in seconda nostro l'ha messo in questo modo: creazione, occasioni sicuramente. Attacco ragionato io già lo toglierei perché tanto ci abbiamo poco d'attacco ragionato con sta tattica, raga. E io aggiungerei attacco sulle fasce sicuramente, anche se l'aveva già messo dopo lo vado a sistemare. E creazione occasioni. Poi qui attacco di prima va bene, finalizzazione. E qui ci metterei qualcosa di difesa perché alla fine non c'è nulla come difesa tutta la settimana, siccome, come ho detto pure l'altra volta, ogni partita, soprattutto quella in trasferta, ok che il Catanzaro, ragazzi, perdiamo col Catanzaro, lasciamo perdere, però ogni settimana vado sempre un po' a sistemare l'allenamento difensivo, perché io direi difendere largo e sicuramente la tenuta difensiva che è importante, e farei, come ho detto l'altra volta, anche una seduta di riabilitazione prima del venerdì, diciamo prima del prepartita, e gli toglierei al prepartita le sovrapposizioni offensive, assolutamente, perché ve l'ho già detto l'altra volta, prima delle partite di solito non metto mai allenamenti, tranne magari il prepartita, e magari la cosa forse che farei è rafforzare i legami e ci metto pure un'altra seduta di riabilitazione, raga, dobbiamo evitare il più possibile gli infortuni. Tra l'altro, guardando e riguardando, io forse aggiungerei qualcosa qui perché è abbastanza povero, diciamo, anche come intensità, quindi almeno inizio settimana ci metterei qualcos'altro, per esempio sulla transizione e pressare, che non c'è assolutamente nulla tutta la settimana, quindi almeno pressare lo metterei, visto che probabilmente i giocatori del Catanzaro non sono fortissimi tecnicamente, se ci allineiamo parecchio a pressare i giocatori avversari, magari facciamo un buon pressing e magari riusciamo a rubare qualche pallone lì davanti per andare in porta. Creazione occasioni, assolutamente, perché vista la partita col Messina dove i due attaccanti hanno fatto veramente fatica, ok che devono ancora imparare la tattica al 100% e soprattutto guardate in fase difensiva, siamo ancora parecchio carenti. E anche fai scattare il pressing, quindi raga, dobbiamo ancora allenarci. Probabilmente dopo questa partita farò qualche altra amichevole perché non possiamo certamente arrivare al campionato in queste condizioni. Luca Vito, infortunato 1 o 2 giorni, vabbè, poco male, anche perché Luca Vito, se non sbaglio, è un panchinaro, quindi. Allora, questo è il rapporto che ci dà l'osservatore sul Catanzaro. Giocheranno probabilmente con la difesa a 3. E non hanno giocatori proprio male male, perché io vedo Fazio, Martinelli, anche Ghion e Pontisso lì a centrocampo e Iemmello lì davanti, che non è assolutamente male, quindi raga, non sottovalutiamo questa partita perché uscire dalla Coppa Italia è un attimo. Allora signori, siamo pronti per quella che sarà la prima partita ufficiale del nostro Palermo e questa è la situazione. Diciamo che Marconi non è al massimo della forma, così come Dota, perché hanno avuto un piccolo infortunio in settimana, però niente di grave. Secondo me Marconi lo facciamo giocare così, recupera un po' di forma, poi vediamo magari il secondo tempo, se vedo che non è cosa, lo faccio uscire. E per quello che riguarda la familiarità, non siamo ancora al massimo, anche se qualcosa con l'allenamento che abbiamo fatto sta settimana abbiamo un po' guadagnato, soprattutto sul fare scattare il pressing, quello era importante. La marcatura, siamo arrivati un po' dopo la metà, diciamo, e io direi di andare così, raga. Anche perché non ci può far paura un Catanzaro, perché se no, se cominciamo col Catanzaro così, la vedo male. Allora, mi vado a sistemare ovviamente le visuali. Io lascio sempre bordo campo per entrambi. Sintesi estesa. Abbassiamo un po' la velocità, ovviamente. E vabbè, l'audio lo tolgo, regà, perché tanto l'audio è quello che è. E io direi cominciamo così, regà. Vediamo quello che succede. Cerchiamo di cominciare nel migliore dei modi. Subito Devetak sulla fascia. Butta subito il pallone in avanti per Di Mariano. Di Mariano prova a metterla dentro. Non è finita l'azione, Devetak il pallone in aria, subito Elia, passiamo subito in vantaggio dopo nemmeno 26 secondi di partita.
bene così. Di Mariano che si è allargato bene sull'esterno, poi qui David che aveva tutto il tempo del mondo per metterla in mezzo, Elia se lo sono proprio scordato. Palla per Mateiu che va sul fondo, ritorna indietro da David che cerca lo spazio, poi Saric al limite dell'aria, prova a far tutto da solo, prova il tiro a giro, bravo. Palla fuori di un soffio. Per adesso stiamo dominando, recuperiamo un buon pallone, palla per Stulak. Stulak che vede partire Brunori dall'altra parte. Brunori si allarga bene. Brunori poi prova a rientrare, parecchia gente in mezzo. Brunori non crossa, palla per Devetak che prova il tiro. Nulla di fatto. Calcio d'angolo per noi, la andrà a battere Stulak. Palla fuori Brunori, Stulak prova a rimetterla forse in mezzo, no, Stulak fa tutto da solo, mamma! Guadagniamo un altro calcio d'angolo, regà, come previsto ovviamente stiamo dominando, ci mancherebbe altro contro il Catanzaro. Palla per Mateiu che prova a tirare direttamente, regà, non l'hanno perso il vizio di tirare in porta. Come arrivano da quelle parti, tirano tutti. Brunori, palla in mezzo, non c'era nessuno. Pallone in profondità, Fazio, andiamo a pressare, ve l'avevo detto, per quello è importante fare sempre allenamenti sul pressing. Brunori, soprattutto con sta tattica, raga. Buttare il pallone in mezzo, c'è Mateiu dalla parte opposta che ha provato un tiro. Vabbè, ci ha provato almeno. Possesso palla nettamente in vantaggio per il Catanzaro, però ovviamente... Come ve l'ho spiegata sta tattica, regà, non è una tattica di possesso, quindi alla fine a noi non ce ne frega niente, l'importante è andare in porta più rapidamente possibile. Attenzione qui a Cinelli, occhio regà, ce la siamo rischiata. Rimaniamo in attacco, 19 del primo tempo, calcio d'angolo per noi, palla per Stulak dalla bandierina, palla in mezzo, niente di fatto, ancora Stulak però che va sul fondo, la prova forse a mettere in mezzo, no, tira direttamente, va a prendere il palo. Il buon Stulak. Alla fine Elia recupera un gran pallone. Elia palla dentro per Brunori. Vai Brunori. E andiamo con Brunori. 2-0 signori. 2-0. Vabbè. Regà. Era abbastanza semplice oggi. Bravi però. La cosa che vedo che sta funzionando bene. Era il pressing che mi preoccupava parecchio. Invece anche qui abbiamo recuperato un gran pallone con Elia. Che è riuscito ad andare bene in pressing, palla per Brunori, se non sono letteralmente scordato lì in mezzo all'aria, 2-0, palla per Pigliacelli che la rilancia subito, Buttaro, dalla però Buttaro, bravo, palla per Elia, sul fondo Elia, prova a metterla in mezzo, l'ha mirato al giocatore del Catanzaro. Palla per Saric, facciamo circolare un po' il pallone, anche se non è proprio nei canoni di questa tattica, però ovviamente regà non la conoscono ancora al massimo. Poi Elia prova ad andare sul fondo, mette bene in mezzo per Brunori, che qui sbaglia completamente tutto. Pallone per Di Mariano, che prova ad entrare in aria. Di Mariano la mette in mezzo bene per Elia, che la stoppa. Poi c'è ancora Brunori e tira. Regalo, è così, cioè purtroppo tirano, perché Brunori metterla in mezzo da là sarebbe stato troppo, loro tirano, vabbè. Stulak dalla bandierina, comunque guadagniamo un calcio d'angolo, la mette in mezzo Stulak, quando mai, palla profonda per Elia che fa la sponda di testa per Brunori, che continua a tirare da posizioni impossibili. Di Mariano non ha fatto tantissimo il primo tempo. Attenzione poi qui sul contropiede, regà, attenti qui, Pigliacelli, dicevo non ha fatto tanto Di Mariano il primo tempo, alla fine 6,8, probabilmente ancora si deve, non è il ruolo suo, regà, quindi dovrà adattarsi un attimo a quello che è quel ruolo. Fine primo tempo, regà, letteralmente dominato, come ci aspettavamo probabilmente, e 15 tiri, 2, non... solo la cosa che un po' mi ha turbato è solo i due tiri nello specchio, però la cosa buona è che solamente con due tiri abbiamo fatto il 100%, perché abbiamo preso bene lo specchio. Purtroppo, regà, la cosa che noto, continuo a notare nonostante la nuova patch, è che continuano a tirare da ogni dove i giocatori. A me sta cosa fa veramente incazzare, però purtroppo è così, quindi alla fine poi risulta che abbiamo fatto 15 tiri.
Sicuramente, perché se tirano da ogni dove è normale che fai 15 tiri. La cosa importante è che quei due che abbiamo preso lo specchio, alla fine siamo stati bravi sotto porta. Ora è importante rimanere concentrati. Secondo tempo aspettiamo un po', poi probabilmente farà un po' di cambi, perché ancora tutti non hanno bene i 90 minuti nelle gambe. Soprattutto voglio guardare bene Marconi, che ha pure avuto un infortunio sta settimana. Quindi pallone per Mateiu, il cross in mezzo, palla per Di Mariano, ottima occasione. Di Mariano cosa fa? Tira da lì, perché metterla in mezzo sarebbe stato troppo semplice. Da lì preferiscono tirare. Pallone largo per Brunori, che si è allargato. Va Brunori, prova ad andare sul fondo. Brunori cerca un compagno, trova Buttaro, palla al limite per Stulak. Stulak aveva un'occasione, viene fermato, ma va a recuperarla lui. Palla per Saric, dentro per Mateiu, che è in aria. Mateiu prova la botta, non trova la porta. Mateiu, da lì, che fai Mateiu? Avevi 7 metri di porta. Allora, siamo quasi al 60esimo. Io farei qualche cambio, e soprattutto per quanto riguarda il centrocampo, perché li vedo già abbastanza stanchi. Stulac, facciamo entrare Damiani. E raga, io faccio entrare José Mauri, visto che me l'avete fatto prendere voi. Io faccio entrare José Mauri, così lo testiamo. E dopodiché forse farei uscire Di Mariano. Però il problema è che non mi vorrei mangiare un cambio, perché Di Mariano alla fine sta abbastanza ancora in forma. E io farei entrare Doda, anche se non è proprio in forma. Però Buttaro comincia a dare segni di stanchezza. Vediamo questi tre cambi se ci danno una mano a mantenere almeno il risultato. Noi ci va bene così oggi, 2-0. Mauri subito palla dentro per Brunori. Perché aveva fatto subito un assist Mauri. Semplice semplice, però comunque sarebbe stato un assist. Pallone per Devedak, va lui dalla bandierina. Il cross in mezzo, palla rimessa fuori, la recuperiamo ancora noi con Mateiu, che prova a saltare l'uomo. Mateiu prova ad andare, viene fermato e arriva il cartellino giallo per Situm. Siamo al 75esimo di fatto ormai. Palla per Brunori, Damiani che la mette dentro, non trova nessuno. Poi Sounas prova a metterla fuori, qui Iemmello, è uscito un po' male lì il centrale, credo sia Marconi questo. Facciamo gli ultimi cambi, a un quarto d'ora dalla fine. Allora io metterei Luca Vito, più che altro perché Brunori veramente stanco. Fare uscire anche Marconi, perché ha avuto l'infortunio in settimana, non gli facciamo fare tutte 90 minuti e alla fine andiamo così, perché abbiamo fatto tutti e 5 i cambi. Tanto qui Damiani prova da una posizione, madonna regaggia, è peggiorato, ve lo dico, è peggiorata sta cosa dei tiri. Doda il pallone in profondità, ovviamente Doda è più scarso di Buttaro, quindi veramente l'ha lanciata senza manco guardare. Tentardini prova a scavalcare Doda, ci voleva ben poco regà a scavalcare Doda, anche perché ha marcatura tipo 9, quindi ecco, vedete, questa è Doda, cioè no, cioè regà, consigliatemi un terzino destro da poter prendere la prossima volta, perché per sfortuna nostra Vignali non lo possiamo prendere. Però consigliatemene un altro, perché se no la riserva di Buttaro è Doda, è persino peggio del titolare, quindi non si può fare assolutamente così. Perché poi questo è il Catanzaro, ma quando cominceremo a fare le partite di Serie B sarà un bel problema. Qua Di Mariano sul punto di battuta, palla in mezzo, Mateiu di testa! Sfioriamo il terzo gol e qui la potevamo chiudere. Abbiamo Devedak e Elia che sono praticamente arrivati. Però raga, purtroppo abbiamo finito i cambi. Lo sapete che sta tattica è parecchio dispendiosa, quindi Sounas, comunque da quando è uscito sono usciti due centrocampisti centrali, abbiamo perso di fatto parecchia copertura lì a centrocampo. Bettella va rinvio, non riusciamo a uscire dall'aria adesso col Catanzaro, raga, non gli facciamo riaprire la partita. Qui Curcio ci va a purgare e a 3 minuti dalla fine gliela facciamo riaprire e non va bene sta cosa. Qui l'errore è stato ovviamente di della riserva del buon Marconi, che abbiamo tolto prima. Ovviamente è fuori forma, oltre che non è un fenomeno, e quindi si è fatto scavalcare come un pollo da questo pallone. In più sapete che ovviamente sui lanci lunghi necessariamente la IA di gioco va sempre a purgarti alle spalle, quindi raga, no, non c'era fuori gioco.
gliel'abbiamo fatta riaprire a 2 minuti dalla fine. Questa è una bruttissima cosa. Vediamo che dobbiamo combinare col Catanzaro perché partita praticamente ormai finita. Infatti, finisce così. Passiamo il primo turno di Coppa Italia. Almeno un obiettivo l'abbiamo già raggiunto. Bene, ma non benissimo, perché probabilmente potevamo fare sicuramente meglio, sicuramente sotto porta, perché abbiamo tirato da tanti punti improponibili. Questa cosa va risolta. Ora, non riesco a capire bene se è un problema della patch che non ha risolto sto fatto dei tiri da ogni dove, o magari potrebbe essere che ancora, non conoscendo la tattica per bene, dovranno sicuramente aggiustare il tiro. Per quello che riguarda la fase difensiva, avevamo pure retto bene quando sono usciti i nostri due centrocampisti centrali, e adesso non è che sto dalla colpa a Mauri, ci mancherebbe, però entrambi, sia Damiani e sia Mauri, quando sono entrati abbiamo perso copertura a centrocampo. I difensori avevano retto bene, però quando è uscito Marconi, perché era fuori forma, raga, quindi l'ho dovuto far uscire per forza, e è entrato il sostituto, che secondo me non è né veloce né all'altezza del titolare, e tra l'altro era abbastanza fuori forma. Abbiamo preso un gol, ovviamente sulle solite imbucate, lo sappiamo, raga, come funziona, però dobbiamo migliorare probabilmente. Dalle prossime settimane faremo un po' più di allenamento sulla fase difensiva, che ancora, vedo la familiarità, non siamo al massimo, quindi dipende anche molto da quello. E voglio andare a sistemare un pochino gli allenamenti sul fatto della fase difensiva, raga. Per ora però abbiamo passato il primo turno di Coppa Italia. Io vi metto il calendario, dove tra l'altro prima io mi ero sbagliato, ho visto l'Atalanta, ma prima di arrivare all'Atalanta ovviamente dobbiamo fare il primo turno di Coppa Italia, che per fortuna abbiamo la Ternana. Oddio, per fortuna, comunque sta in Serie B come noi, quindi sarà una sfida un po' più dura del Catanzaro. Sicuramente ce la possiamo giocare, quindi correggo quello che ho detto prima, che dalla prossima cominciamo il campione di Serie B. Prima avremo la partita con la Ternana, la prossima volta ce le faremo tutte e due, Ternana e Pisa. Per adesso, regà, io ve la chiudo qui. Voi, vi ripeto, fatemi sapere, un terzino destro ci serve assolutamente, regà, perché non si può andare in giro con Buttaro o Buttaro che dir si voglia su questa fascia. E soprattutto con Dota abbiamo visto adesso quando è entrato che non è proprio all'altezza di poter giocare in questa squadra. Quindi ci serve assolutamente un terzino destro, e io prenderei un attaccante di riserva, che peccato per Zaza, però voleva veramente troppo, regà, perché secondo me Vito non è all'altezza di sostituire Brunori quando ci mancherà Brunori, che tra l'altro ha fatto una signor partita in Coppa Italia, a me è piaciuto molto anche i movimenti che ha fatto, quindi va bene così. Di Mariano deve ancora imparare bene il ruolo, quindi non sta giocando al meglio, però a Di Mariano ci credo. E Soleri non è che mi entusiasmi, quindi se ne troviamo due da attaccanti, un centravanti, una punta completa, sarebbe il massimo. Per il resto poi vi ricordo, fatemi sapere secondo voi se Mauri lo devo mettere titolare o no, decidetelo voi, regà. A me non ha entusiasmato la partita che ha fatto, anche se non è che abbia giocato malissimo, però no, non mi convince appieno. Soprattutto perché poi dovrei togliere uno di questi qui, che non li vedo proprio male male. Quindi ditemi voi, secondo voi, che devo fare con Joan Mauri, chi devo togliere. Adesso la responsabilità me l'avete fatto prendere voi, mo me lo dite voi chi devo togliere. E niente, ragazzi, per adesso io vi lascio qui. Intanto vi ringrazio perché la prima puntata del Palermo Project è andata benissimo, l'avete seguita in tanti. E vi ricordo di iscrivervi al canale, se non siete iscritti al canale. E noi ci vediamo con la seconda, anzi con la terza puntata di Palermo Project. Vamos!